No, aspetta, aspetta, aspetta. Dai. Sì, quasi. Lorenzo era un bravo ragazzo, diciamo così, era un grande ragazzo proprio perché era un ragazzo normalissimo, che aveva dei valori, che rispettava la sua vita e quella degli altri. Naturalmente era un ragazzino, aveva 17 anni e mezzo, quindi doveva crescere ancora. Il tempo non può spegnere il dolore per la morte di un figlio, nulla lo può fare. La camera di Lorenzo è rimasta come lui l'ha lasciata la sera del 1 giugno di 2 anni fa. Quella sera Lorenzo tornava in motorino al solito orario, dopo essere stato a un concerto con gli amici alle Cascine a Firenze. In un attimo quei 17 anni sono finiti sull'asfalto di Via degli Olmi, perché lì quella sera Piero Passarò, 46enne, fornaio, guidava stordito dall'alcol e dalla cannabis e sbandando, ha travolto Lorenzo, la sua vita e quella della sua famiglia. L'assassino Lorenzo non è mai stato arrestato e mai lo sarà. Noi al momento siamo al primo grado di giudizio, quindi c'è stata la prima sentenza, 2 anni e 8 mesi. Non si è mai fatto sentire, non ha mai. Scritto una lettera che ci è pervenuta tramite l'avvocato, ma non era una lettera né di richiesta di scuse né di perdono. Non l'abbiamo mai incontrato, né mai visto, in tribunale non si è mai presentato perché ha la possibilità di farlo. È per te.